Non c'è Pasqua senza un pulcino. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Cominciano i video pasquali, ragazzi, ne sento proprio una necessità fisica e voglio cominciare con un video so cute, troppo tenero. Oggi faremo insieme dei pulcini di carta con un semplice rotolino con un'anima di carta igienica. Siete pronti? Però prima di spostarci sul piano da lavoro vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due fantastici libri, Il ricettario dell'arte, il mio primogenito, il libro in cui ho raccolto tutte le mie ricette migliori per creare da soli tutti i materiali dell'arte, i materiali della pittura, delle paste modellabili, medium, tutto del restauro, tutto ciò di cui avete bisogno a portata di pagina. E poi il grande libro del colore, lo scrigno in cui ho custodito tutti i segreti sul colore. Se volete imparare a maneggiare il colore dal punto di vista pratico per la vostra pittura o sociale, appunto per esprimervi come mezzo di comunicazione, il colore è un grandissimo, un potentissimo mezzo comunicativo, qui troverete tutte le spiegazioni che vi occorrono. Bene, adesso basta parlare, andiamo a creare i nostri primi pulcini di Pasqua. Spostiamoci sul piano da lavoro. Con l'occorrente per i nostri pulcini pasquali, uccellini pasquali, c'è una diatriba in famiglia sulla natura di questi volatili, ve la spiegherò in corso d'opera. Allora, ci occorreranno o delle anime di carta igienica oppure con un cartoncino abbastanza spesso, io qui ho usato un cartoncino d'acquarello, vi create da voi il rotolo, l'ho fatto proprio della stessa lunghezza per far venire uguale il soggettino, quindi potete decidere se usare quelli belli e pronti o quello bianco così. Se usate quelli di carta igienica vanno assolutamente dipinti, quindi degli acrilici del colore che preferite. Se invece fate con il cartoncino bianco vi basteranno dei pennarelli per decorare il vostro uccellino. Dei pezzetti di cartoncino da recupero e poi pistola per colla a caldo e relativa stecca, un paio di forbicine e delle ovette per farcirli. Voilà! Come prima cosa coloro il mio pulcino, io ho scelto di farlo giallo e piano piano con pochissima acqua pitturo tutto il mio rotolino di carta igienica con l'acrilico. Io proprio vado di tradizione, giallo. La seconda mano la do con un tamponcino perché voglio dare un effetto un po' più coprente e anche mosso alla pittura, così simulo anche il pelo del pulcino, il piumaggio, diciamo così, più che il pelo. Ok, lascio asciugare. Quello giallo lo addobberò, diciamo così, con della carta bianca e lo guarnirò. Ecco, usiamo i termini più esatti, lo guarnirò con una carta bianca. E allora cosa faccio? Prendo un pennarello giallo, eccolo qua, un normalissimo pennarello, e comincio a fare, che ne so, dei disegnini. Nel mio caso sto facendo dei pallini, ma potete fare anche delle righe, quello che più vi piace. Potete usare anche della carta che già avete bella decorata, magari con dei colori pasquali, insomma quello che avete a casa. Ok, basta così. Quindi prendo questo pezzo di carta e lo taglio a striscioline che possono anche essere separate, insomma non devono rimanere per forza così unite, quindi semplicemente passando le forbici, anzi la forbice, una sola lama, così arriccio. Prendiamo anche un pezzettino di carta, pieghiamolo così a metà e facciamo una sorta di cuore.
voilà, così questa sarà la luccia del nostro pulcino. E anche in questo caso, anzi, e se vogliamo farla ancora più a luccia, possiamo anche dare un po' di andamento. Così, con le frangine, e anche qui facciamo il nostro richiamo, le nostre palline. Voilà! E qui magari possiamo mettere, se li usiamo come segnaposto o come regalini, il nome della persona di cui sarà il posto o per cui sarà il regalino. Nel mio caso, piccolo Enzino. Ormai non più tanto piccolo. Con un altro pezzettino di carta tagliamo un triangolino, tac, e coloriamolo di arancione. E anche le alucce dobbiamo farne comunque due, perché vanno una da una parte e una dall'altra. Voilà! Tutti i pezzi sono pronti. Cominciamo l'assemblaggio. Come prima cosa schiaccio uno dei due margini, così, e metto un buon centimetro di colla. Ok? Quindi prendo la mia codina e la poggio dentro, in maniera abbastanza così casuale. Quindi metto un altro po' di colla e, facendo molta attenzione a non bruciarmi le dita, schiaccio, elimino i residui di colla, ok? Schiaccio, schiaccio, schiaccio. Quindi prendo i miei ovettini, li metto dentro. Ne metto tre, se voglio mettere dei soldini metto dei soldini, e schiaccio dall'altra parte, quindi uno in orizzontale e uno in verticale. Ok, prendo il mio beccuccio, metto un punto di colla e lo attacco dove voglio che sia, così. Quindi colla a caldo, anche in questo caso un buon centimetro, spingetelo un po' indentro perché poi dovremo ritagliare, quindi comunque deve rimanere ancorato, ora vi spiego, e schiacciate. Adesso prendiamo le forbicine e, partendo da dove finisce la codina, arrotondiamo. Così, e anche dalla parte del nostro visino pratichiamo un taglio fino al becco da una parte e anche dall'altra. Se dovessimo praticare un taglio che fora, quindi riapre, niente, semplicemente allarghiamo. Mettiamo un puntino di colla a caldo e, facendo attenzione, rischiacciamo senza bruciarci. A questo punto prendiamo un pennarello nero, facciamo il nostro occhietto qui e anche dall'altra parte. Ora, con un punto di colla, attacchiamo anche le alucce. E il nostro piccolo tenero pulcino è pronto per essere segnaposto o regalino. Guardate che carino questo. E questo invece è l'altro, col corpicino bianco. Fate quelli che più preferite. Ora io ne faccio qualcun altro, sempre qui con voi, in modalità veloce, così che possiate capire quanto tempo e come è facile, appunto, fare questi pulcini. Quindi rimanete con me e poi ci vediamo subito dopo le foto.
Ed ecco qui anche l'ultimo pulcino. Due bianchi e due gialli. Quali sono i vostri preferiti? E voi che colore li fareste? Fatemelo sapere qui sotto ai commenti. Vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao, anzi, cip! Piccoli pulcini, qui già se li sono accaparrati tutti, non ne ho più neanche uno. Chi l'ha voluto, chi lo ha preso, finiti i pulcini. E adesso mi toccherà di farne un'altra nidiata. Che ne pensate? Non sono troppo carini, facili da fare? Vi dico ancora di più, se volete farli col cartoncino sono ancora più facili, perché non necessitano di tutta la decorazione dipinta al di fuori, bastano solo le alucce decorate, potete farlo anche con i pennarelli. Bene, ditemi se mi sono piaciuti, fatemelo capire con un pollice in su e tra i commenti fatemi sapere che colore li farete e che tipo di decorazione aggiungerete sulle loro ali e sulla loro codina. Bene, io vi aspetto anche su tutti i miei altri social: Ombretta, il mio canale YouTube di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Ma poi vi aspetto su tutto il mondo social di Arte per Te: Instagram, Facebook, TikTok. Vi aspetto su tutti i social, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!